Ciao ragazzi, vi rubo proprio alcuni istanti perché poi iniziamo una chiacchierata molto lunga. Andremo ad analizzare prima la partita con la Salernitana, le sensazioni, le emozioni, quello che sono stati i nostri pensieri durante la gara e subito dopo la gara, il giorno dopo. Insomma, facciamo una panoramica completa. Poi ci concentriamo sul Benfica perché in questo momento guardare al passato serve, ma fino a un certo punto è meglio concentrarsi sul futuro. Vi invito a scaricare Numero 10, qui sotto in descrizione troverete il link per scaricare l'applicazione. Ragazzi, fatelo assolutamente perché anche il post partita di Monza Juventus lo troverete online sul numero 10. Ciao ragazzi, eccoci qua. Sono tornate le discussioni terapeutiche che ci facciamo insieme per cercare di tirarci un po' sul morale. Sono arrivate un po' presto, forse quest'anno, perché speravo di doverle riesumare un po' più in là nella stagione, o forse di non riesumarle nemmeno. Ma credo che sia già arrivato il momento di fare una bella chiacchierata tutti insieme. Mi dispiace che non ci sia Lello, magari arriverà dopo. Quindi ciao Kino, ciao Dabom. Va bene così, eh? Ciao Lucone, va bene, va bene. Va bene per No, forza. che non c'è Lello, che non c'è Ah, che Lello. non c'è Lello, che non Non c'è c'è Lello. Lello. Allora, contestualizziamo. Stiamo registrando il giorno dopo la partita, no? Nella pausa pranzo del giorno dopo. Quindi io vi dico la mia. Io sono più arrabbiato oggi rispetto a quello che è accaduto, rispetto a che ieri sera. Ieri sera ero completamente svuotato. Oggi sono arrabbiato. Anche perché ieri sera, poi, quando ho registrato il video post partita, non avevo nemmeno visto l'immagine di Candreva e trovo anche allucinante che Ma sia allegre doverla sottolineare. esatto, io quello è normale perché se prima giustamente dicevi sembra comunque inspiegabile, però tu sei a caldo da tifoso che ti annullano un gol al 96esimo sul 2-2, dici di allo stesso tempo non saranno così fulminati di andarsi a inventare di sana pianta una regola inesistente, che già dal secondo 2 sembra di sì, a prescindere. Ma poi la cosa veramente grave è quella di Candreva, che se davvero non c'era Bonucci, ma io dico la verità anche in modo malizioso, se non era la Juve, perché secondo me l'immagine di Quadrado, dell'immagine che ha fatto uscire prima Albanese e poi Agresti, quella non è un'immagine del telefono, mai nella vita. Non è un'immagine del Quelle telefono, dice. no, quelle sono quelle immagini per studiare la tattica. Ieri sera, scusa, Chino, Caressa a Sky Club spiegava che quelle immagini lì fanno parte dello scarico complessivo del fine partita che ha il VAR a disposizione, quindi sono immagini che il Ah, VAR ha a disposizione. direttamente dal VAR. Perché infatti leggevo che Gazzetta oggi diceva che hanno preso in considerazione la posizione di Candreva. Cioè, finché è il fuorigioco di Bonucci, dico, sei scarso. Sì, Solo quello. Caressa diceva, faceva un po' questo discorso e parlava appunto di questo termine che sinceramente non avevo mai sentito, appunto lo scarico delle immagini del VAR di fine partita, e lui diceva però anche che ci sono alcune immagini grandangolari che a inizio della stagione la Lega e le televisioni avevano consigliato alla VAR di utilizzare, quindi non sempre magari vengono utilizzate, però dopo praticamente Caressa diceva anche: questo non vuol dire assolutamente nulla, perché dopo hanno fatto invece vedere un replay che il VAR sicuramente aveva, e da quel replay lì Sky, per esempio, è riuscito a calcolare quella che era la differenza tra Candreva e Bonucci. Quindi di Cioè, fatto, insomma, le... c'è no, ancora più grave, no, quindi. è che poi Ieri c'è da hanno proprio dire. detto dimenticanza di un giocatore. Cioè, ieri si sono dimenticati di Candreva. Si No, sono dimenticati di Candreva. e che anzi, se dici questo, prendo un discorso. Ma se poi devi magari sentirti dire da fonti Lega, fonti FIGC, quello che è la posizione di Candreva è stata valutata, è malafede. Eh no, infatti dico ancora Perché peggio. anche stando a che magari, nonostante Candreva la posizione di Bonucci fosse irregolare, tu Candreva non l'hai preso in considerazione. Infatti ti dico, secondo me sei scarso se annulli quel gol a Bonucci perché non è fuorigioco attivo mai nella vita. Cioè sei scarso e ti becchi lo scarso. Però non considerare un calciatore, ragazzi, è E minchia. non esiste che ti vengano a dire abbiamo preso in considerazione Candreva, che a prescindere No, è è peggio se palese me lo dici. simbologia. È peggio se me lo No, dici. ma però guardate, io sono più d'accordo con Bergomi che ieri sera lui diceva: per me è più grave la scelta di annullarlo prima di avere l'immagine di Candreva. Quella è una non applicazione di una regola, è lo stravolgimento di una regola. Cioè, lì Bergomi diceva: qua è assolutamente incomprensibile per quale motivo sia stata presa questa decisione. No, e poi più che altro ti chiedi, loro sono stati più o meno un paio di minuti, se includi anche la rissa,
arrivi a 3-4 minuti, ma dal gol a che l'arbitro fa il gesto, dove poi si scatena tutto quanto, sono più o meno un paio di minuti. E se tu prendi veramente in considerazione il difensore attaccato a Bonucci e Bonucci, ci metti 5 secondi, di fatto. Guarda, vi do un dato. Nell'altro minuto e 55, cioè, che cazzo guardi? Vi do un dato, si sono giocati più di 100 minuti in questa partita, tra recupero, e il tempo effettivo è stato del 51%. 51%. Allora, solitamente è sempre molto basso il tempo effettivo e navighiamo sul 60, 56, 58... 51% su 100 minuti vuol dire che è ancora peggio. Cioè vuol dire che veramente... 51 puoi... minuti, su 100 minuti non devi fare neanche la proporzione, è proprio regalata. E quindi io ribadisco, sono più arrabbiato oggi rispetto che al post partita, proprio perché secondo me si è aggiunto un aggravante non da ridere e allora la tecnologia in questo caso non può servire. E vorrei fare un passo avanti invece rispetto a quello che è stato il furto, perché penso che non ci sia un'altra parola se non furto, e vorrei capire voi invece questa Juve come l'avete vista, perché io paradossalmente mi sono riguardato la partita, no? Ne parlavo anche nei video che ho pubblicato dopo, di notte, mi sono riguardato il secondo tempo di notte. A me è sembrata la miglior prestazione per costruzione di occasioni da gol della Juventus in tutta la stagione. Cioè, paradossalmente, il secondo tempo mi è sembrata di vedere la miglior Juve che riusciva ad andare a fare qualcosa. Abbiamo tirato 22 volte in porta, abbiamo creato tante occasioni da gol pulite, siamo stati tante volte presenti nell'area di rigore degli avversari, cosa che solitamente non facciamo, e quindi paradossalmente in questa partita mi è sembrato di vedere la prestazione migliore sotto quel punto di vista. Poi secondo me rimane il grande difetto di questa squadra, che inizia a giocare sempre solo quando è sotto, sempre solo quando prende una sberla, sempre solo quando prende uno schiaffo, ed è quello che mi fa incazzare, perché il secondo tempo che hai fatto ieri, ed è vero che la Salernitana, ed è vero che la Salernitana è in casa tua, ma tu hai fatto un secondo tempo con il controcazzi, come hai fatto i primi 15 minuti con i controcazzi. Tu hai fatto 60 minuti su 90 in cui sei stata la squadra in campo, gli altri 30 ti sei sciolta come neve al sole e sei riuscita a prendere due in casa tua dalla Salernitana. Quindi non riesco a capire se questa reazione nervosa è una cosa positiva da portarmi a casa o se paradossalmente è una cosa negativa, perché deriva appunto ancora una volta da questi stessi errori che si ripropongono. Come la leggete? Perché sono combattuto, mi sembrano tutte e due. Io lo dico, io, scusa Davo, me. No. Io, guarda, nel video che è uscito, ieri, nel tuo caso probabilmente, tanto uscirà domani, no? Questo. Sì, esce martedì questo. Ok, io ho detto una cosa, io più che altro mi auguro che quello che è successo dopo dia alla Juventus quella cattiveria che è realmente mancata da un pezzettino in realtà. Proprio il fatto che quell'episodio ti faccia scattare quella scintilla in testa. La mia speranza vera è soprattutto quella lì. Matte, che ti vedo pensieroso. No, io sì, io sono molto 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 d'accordo con te, Lu. Cioè, a me quello che ha fatto cascare i maroni ieri, che mi ha fatto alzare un po' bandiera bianca nei confronti di questa squadra, è che un gol al ventesimo del primo tempo, quindi non all'ottantesimo che taglia le gambe a chiunque, al ventesimo del primo tempo, cioè, spegni la squadra, cioè vedi la gente con la... I primi 20 minuti ieri sono stati anche divertenti, ho detto, oh, porca miseria, che cosa abbiamo stasera, che siamo così pimpanti, che atleticamente sembriamo correre finalmente in un certo modo, ho detto, oh, porca miseria, che cosa succede, prendiamo sto gol perché Cuadrado sbaglia un'uscita, minchia, blackout. Cioè ci vuole un quarto d'ora all'intervallo, quell'allenatore che ti riattacca la spina e che ti dà la scossa, per far sì che tu scenda in campo, cominci a tirare fuori i maroni, cominci a tirare fuori l'orgoglio ed avere la reazione nervosa di cui parli. Cioè questa roba qua, io dico, questa è grandissima roba dell'allenatore, cioè io sono stufo di vedere la non impronta di Allegri, e non parlo tanto di impronta tattica, cioè nel saper dare consapevolezza e fiducia a questa squadra, cioè non è possibile... Cioè, ma può succedere, ragazzi, che la Salernitana vada in vantaggio allo stadio? Certo. Può capitare. Certo. Ma se succede all'ottantesimo, magari posso capire che la reazione diventi un po' più difficile. Se sei 0-0, stai attaccando e prendi gol, ti tagli un po' le gambe, no? Mancano 10 minuti, insomma, la squadra che si deve salvare, che si mette lì, si arrocca lì, va la tua a sbloccare. Sì, che ti hanno fatto gol al ventesimo.
c'hai tutto il tempo per riprenderti questa partita, ma tira fuori sto orgoglio e prendi in mano la partita, prendi per i capelli l'avversario, riprendi in mano la gara. Senza andare 2-0, senza andare 2-0. E questa è la delusione, questa qua è la mia delusione, perché ieri, cioè, tu togli quei 25 minuti del primo tempo, hai fatto dei bellissimi primi 20 minuti, e il secondo tempo siamo stati disordinati, ragazzi, siamo stati caotici, ma nella fretta è normale anche che sia così, però tu tre gol li hai fatti, cioè quello che devi fare li hai fatti, cioè, allora dico, ma perché? Perché c'è bisogno di... Perché poi, rispondere alla tua domanda, non è magari come gli anni di Pirlo dove dicevi abbiamo approcciato male la partita, no, e quindi abbiamo bisogno di uno schiaffo. No, noi la cominciamo bene, poi alla prima difficoltà siamo neri al sole, si scioglie. Ma sai, Matte, anche guarda, ieri eravamo prima della partita in live sul tuo canale che ragionavamo anche sulle scelte, perché questo discorso della formazione iniziale adesso si intreccerà col discorso che avremo dopo, che è il Benfica, delle scelte iniziali della formazione, quindi questo mancato turnover, e ci eravamo detti probabilmente perché in questo momento Allegri non si fida della squadra, e anche togliendo alcuni elementi magari dici faccio troppo turnover, rischi di non portare a casa il risultato. Appunto, che tu il risultato lo avresti portato a casa, certo, però rimaniamo dentro la prestazione, il risultato tu non l'hai comunque portato a casa, anche con quei titolari che doveva riposare, perché tieni fuori Danilo è costretto a entrare, tieni fuori Milik è costretto a entrare, tra l'altro Milik secondo me ti cambia completamente la partita, è il giocatore in più in questo momento di questa Juventus insieme a Miretti. Quindi, cioè, sono queste qua le cose, secondo me, sulle quali devo riflettere. Cioè, io ieri sera, adesso su Twitter probabilmente l'ho scritto male io quel post, però io volevo focalizzarmi su questa roba qui, che tra l'altro è quello che mi hai risposto te, Matte, dicendo no, non sono d'accordo. Io sono il primo a dire che c'è stato un furto, però me stanno sul cazzo queste cose qua, perché sono ripetute. Cioè, fosse un episodio una tantum, direi, oh, Dio santo, ci è andata male una partita. La cosa che mi dà fastidio è continuare a rivedere questo ripercorrersi di queste situazioni che secondo me stanno creando un grande danno alla Juve e ci riportano dopo, cosa sono, 7 partite con 2 vittorie e decimo posto in classifica. E sono queste le cose come da migliorare già a partire da mercoledì, perché ragazzi, mercoledì adesso io voglio sapere da voi cosa pensate di mercoledì, perché io sono terrorizzato, io non sono mai stato così preoccupato per una partita. Ma con la massima lucidità, se non vinci non passi, punto. Vedi tu come, in che modo. Ma è 14 di settembre, eh? È il girone di Champions, eh? Ah, ma se ti sei messo te nella... Ah, no! Le conseguenze te, no, le becchi te. Non ci siamo ancora messi. Per fortuna non ci siamo ancora messi. Cioè, no. Partiamo dal presupposto che la partita la possiamo vincere, eh? Cioè, partiamo da questo presupposto. Però, secondo me, bisogna riconoscere i nostri limiti, quelli che sono i nostri punti deboli, cercare di trasformarli in punti di forza. Perché il ragionamento è la reazione che hai nel secondo tempo. Per me è un punto di forza, ma che nasce da un punto debole. Quindi devi cancellare quel punto debole dell'atteggiamento del cagarti addosso in determinate situazioni e fare tuo quel punto di forza che è stata la reazione, che deve diventare il tuo standard. Perché sennò non raccogli quest'anno. Cioè, secondo me bisogna vivisezionarlo il discorso, non lo so. Certo, è un insieme di cose, purtroppo, e sì, che sono tante che si accavallano e ce ne sono tante. Vi vedo distrutti, così. Vi vedo distrutti. Ah beh, per quello che ho dormito ci credo. Vabbè ragazzi, cioè, io sai che invece io ho reazioni opposte alla tua, io ero più incazzato, ieri, sono molto più svuotato oggi, stamattina. Ieri ero proprio arrabbiato per l'episodio finale, no? Perché è come se mi avessero strappato una cosa mia, cioè una cosa che mi sono conquistato io, certo. E mi la strappi così ingiustamente, quindi avevo quella rabbia lì. Oggi, cioè, tra il mix di non aver vinto la partita, di aver fatto questa mezza impresa, seppur contro la Salernitana, con un'emozione comunque bellissima, perché quando fai di queste remote sono sempre delle emozioni meravigliose, indipendentemente dall'avversario, e dal fatto che comunque stiamo parlando ancora di una squadra che in 90 minuti è doppia faccia, cioè su 90 minuti 60 gli fai benissimo, con un certo ritmo, e gli altri 30 sembri veramente la Cimiterese. Cioè, e la cosa... Quindi confermo che sono un po' così. No, è la cosa che deve farti dare il campanello d'allarme totale e definitivo, come se ce ne fosse effettivamente bisogno, e che questo non basta in casa contro la Salernitana. Sì. E domani si parla di Champions League contro una squadra che da inizio stagione, Luca, dillo te, perché giustamente è doveroso che lo dica tu, però
ha dei dati che non sono banali, con, aggiungo io, dei ritmi e un modo di giocare che probabilmente sono lontani, non dico dalla Serie A, perché non è dalla Serie A, ma che da questa Juventus lo sono. Allora, adesso ci arriviamo ai dati, vi faccio solo l'ultima domanda sulla partita, così poi ci mettiamo una pietra sopra totale, e vi voglio chiedere la vostra reazione ai gol, perché io al gol del 3-2 di Milik non ho esultato con grinta, con rabbia, ho esultato con sollievo. Cioè, è stata proprio una liberazione d'alzare le mani, così a dire, cazzo, abbiamo vinto sta partita, non ci credevo neanche io, proprio da farti scivolare addosso tutta la merda che si era mandata giù. E invece il gol del 2-2 io non sono riuscito ad esultare, perché non sarei stato felice di un pareggio in casa con la Salernitana. Io sono sincero, quando ha fischiato il rigore su Alexandro ho riso. Anch'io ho riso. Perché la prima cosa che mi è venuta in mente è, cazzo, l'hai scampata ancora, che poi scampata sarebbe stato un pareggio, però ha già un risvolto completamente diverso dalla sconfitta. Ho detto, no dai. Però voi il 3-2 l'avete, cioè avete esultato con grinta? Io... Siete riusciti... No, con grinta no. Però io, a fine primo tempo ero... veramente affranto per, insomma, per quello che avevo appena visto, per la non reazione al gol subito di Candreva, quindi ero veramente arreso, totalmente arreso a questa squadra, tant'è che riparte la partita, la guardavo come sempre con i miei amici, io con loro dico, cioè, vedo che la Juve comincia a spingere, io con loro dico, io ragazzi esulto solo al terzo gol, infatti è quello, non che io non me ne frega niente, non sono riuscito, cioè, anche, non ce l'ho fatta. Per l'importanza che avevano questi tre punti, io esulto solo all'eventuale terzo gol. Il primo non mi sono squassato. Io il primo risultato. Il secondo non mi sono squassato. Il terzo ha fatto un casino. Perché ti sei tenuto dentro gli altri due. No, io il primo ho esultato tantissimo. Il secondo... Quando ho visto far così... No, impazzito. Io sono impazzito. No, ma lì tutti quanti più che altro ci siamo chiesti cosa... Ma quando ha detto fuori gioco, ho detto, ma figa, fuori gioco sul calcio d'angolo. Ragazzi, ma poi quando hanno inquadrato, dove vedevi che Bonucci era totalmente fuori dalla traiettoria di Sepe, no, io a quel punto ho detto, dai, secondo me stanno controllando se Bonucci l'ha toccata o no, però dopo hanno fatto vedere il replay, si vedeva, no, che era diversi centimetri sopra la testa, ma questo l'hanno richiamato, ma lo conferma, cioè che roba è. Anzi, cazzo, a momenti c'è rigore su Bonucci, perché no, ma senza ma infatti, guarda, io questa cosa l'ho scritta, ma io ero sicurissimo, ma quando ho visto che corre verso la porta e tira sul braccio, io ragazzi non ci ho più visto, no, ma io l'ho scritto lunedì, rivedendo per l'ennesima volta, che in realtà l'avevo visto anche prima, però non mi ero mai esposto su questa cosa, dico, cazzo, ma nel momento in cui ti trattiene così, e fino a prova contraria non si sapeva chi l'avrebbe presa, dove sarebbe arrivato quel pallone, cazzo, ma buttati, ma quello è un rigore grande come una casa. Sì, io faccio l'altra. Il figlio di puttana all'ultimo secondo, io non voglio essere politicamente corretto, io faccio il figlio di puttana. Sì, forse Bonucci poteva essere un pelo più malizioso, anche perché effettivamente la palla non era ancora partita, quindi lui magari lì anche se si butta per terra, quello è effettivamente calcio di rigore, perché insomma, non se ne parla. Vabbè, direi basta, cioè, ragazzi, ci facciamo solo il sangue. No, è stata veramente, direi che l'inquadratura della sedia vuota di Chino sia un po' l'immagine... Ma perché Chino se n'è andato e è arrivato Lello. Nostra anima, della nostra anima. Casper, è diventato Casper. Allora, io direi intanto ciao Lello, abbiamo analizzato fino adesso Juve Salernitana, la lasciando a parte possiamo riconcentrarci invece su quello che deve essere il nostro focus, mi dispiace dopo 18 minuti ma volevo parlarne insieme a voi, il nostro focus di quello che deve essere la partita col Benfica, che si giocherà domani per quando la gente vedrà il video. Vi voglio dare i dati di cui parlava Chino prima, le ultime 15 partite giocate dal Benfica, 13 vittorie, un pareggio, una sconfitta, quest'anno in campionato 6 vittorie su 6, 14 gol fatti, 3 gol subiti. In Champions League, tra qualificazione e gironi, 5 vittorie su 5, 12 gol fatti, più 2 nel girone, 2 gol subiti, più 0 nel girone, per un totale di 11 vittorie su 11, 28 gol fatti e 5 gol subiti. Questi sono i numeri del Benfica di oggi. 11 vittorie su 11, 28 gol fatti, 5 gol subiti. La domanda è, come cazzo facciamo?
perché non mi viene in mente un'altra domanda da fare. No, io la cosa che dico è, spero che tutto quello che è successo nella giornata di domenica, allora, se i giocatori avessero una goccia di veleno di quel che ho io in corpo, Dio per quel signore. Che c'è tutto, quello che ho detto su diciamo 10-0, io divento Alexander Arnold per il veleno che ho in corpo, una goccia gliene basta per diventare è esattamente quello che ho detto anch'io nel video, cioè è così, adesso devi lavorare oltre che sul campo, ma ormai tu devi lavorare almeno sulla testa, su queste cose ci devi lavorare, sì. Devi martellare come un bastardo su queste cose, anche perché cito Allegri, c'è da portare la barca in porto, cioè adesso non c'è da fare il miracolo, no. Non c'è da portare la barca in porto, cioè devi prendere 3 punti mercoledì, c'è da prendere 3 punti domenica col Monza, e poi ci sono 10 giorni in cui conferma l'allenatore, esonera l'allenatore, non me ne frega un cazzo, però c'è da rinchiudersi tra di noi e ragionare su quel cazzo che siamo, perché è la prima pausa nazionale a metà settembre e rischiamo già di aver finito tutto a metà settembre, guarda, la fortuna vuole che il campionato è ancora aperto, perché secondo me tante stanno singhiozzando, cioè, ma non è, cioè sì, però non è la fortuna, no, cioè, nel senso... poi noi siamo indietro, nel senso che guarda, ti dico, la cosa che a noi deve farci salire la voglia è che noi abbiamo un delta da raggiungere, non siamo sta roba qua, non possiamo essere questa cosa qua, abbiamo un percorso di crescita che va fatto con chi, non me ne ripeto, non sto dicendo con, senza, non me ne frega nulla, la squadra, i 20 giocatori e passa che abbiamo in rosa possono fare molto meglio di così, molto meglio di così, e nulla è compromesso ad oggi, salvo una sconfitta col Benfica che là ti taglia completamente fuori dal discorso Champions, però in campionato se tu torni a vincere poi col Monza il resto è ancora lungo, abbiamo visto l'anno scorso che in 2 mesi la Juventus, se vinceva anche con l'Inter, certo. Era lì per vincere lo scudetto con un'annata veramente altalenante, per cui lato scudetto secondo me non è compromesso nulla, la Juve secondo me sulla carta ha le potenzialità per far meglio e deve far meglio, questa sosta che cosa arriva secondo me più per far rifiatare gente e recuperare gente, abbiamo troppi infortunati, anche questo è un altro dato di fatto e dobbiamo recuperare gente, però adesso come dici tu col Benfica c'è da portare la barca in porto, portare a casa la partita col Monza, ma ripeto, di quel che ci è successo ieri deve darci veramente la, io non so, io quando subisco un'ingiustizia mi incazzo e ci metto il triplo dell'impegno poi per risalire la china, cioè io sono così, io mi auguro di vedere l'atteggiamento almeno, Lu, come dici tu, l'atteggiamento, un atteggiamento, cioè, differente in campo, interruttore che si spegne e si accende in base alle fasi della partita, perché anche ieri 10 minuti spegniamo l'interruttore e poi non si è stati neanche capaci di riaccenderlo dopo il loro gol, e questa è la cosa che mi è preoccupato di più. Io mi auguro che dopo ieri, dopo quel secondo tempo di reazione nervosa, insomma, ci sia ancora quell'atteggiamento nella testa dei giocatori, quei 10 minuti la finale. Sì, sì, ma infatti, cioè, Allegri secondo me deve essere molto molto bravo a prendere prendere l'episodio di ieri. Ciao Chino. Ragazzi, buon proseguimento. Ciao. Grazie. Aspettate, non sto per fare una cazzata. Tolgo io. Vai, Allegri deve essere molto bravo. Allegri deve essere molto bravo a usare questo episodio per fare ulteriormente gruppo, ulteriormente spogliatoio, perché sono di quelle cose, diciamo, che ti vanno contro, che però ti devono dare la forza, un po' come dicevi anche tu, Lu, no? Il concetto di bolla, no? Creare praticamente questa bolla all'interno proprio del gruppo squadra, oppure comunque di tutta la società, che sono un po' di quelle situazioni che ti fanno dire siamo noi contro tutti e tutto, no? Insomma, sono di quelle situazioni che comunque ti danno anche un po' di carica, ti danno anche un po' di stimolo, ti danno quella scossa di cui forse la Juventus ha bisogno. Perché obiettivamente, non so, penso anche banalmente al Mondiale del 2006, quando la squadra, la nazionale di Marcello Lippi era totalmente, come dire, assediata da quelle che erano le notizie di Calciopoli, no? Cioè, certo. Si parlava tantissimo e in quel momento lì fu proprio Marcello Lippi a utilizzare, tra l'altro in una conferenza stampa credo che si alzò, insomma, andò via senza concludere l'intervista, proprio perché c'era questa continuità di domande, insomma, e lui ebbe proprio il merito di trasformare questa, diciamo, queste notizie esterne negative come molla per creare ulteriormente gruppo e per dare un'ulteriore spinta alla squadra. Allegri in questo deve essere bravo, perché quello che è successo ieri è un'ingiustizia sportiva che ti ha tolto sicuramente dei punti che tu meritati, non meritati,
parliamo di quello che volete, ma tre punti erano e tre punti dovevano essere. Erano tre punti. E quindi insomma, anche la squadra deve essere poi intelligente davvero a trasformare questa rabbia qua in energia positiva, ma non farlo solo mercoledì, Certo. Farlo, cioè, la reazione che ha avuto la Juventus per i 45 minuti, per i secondi 45 minuti contro la Salernitana, è di nervi, ma ti devono dare comunque la consapevolezza che è veramente una questione mentale, che se tu ti sblocchi un pochino psicologicamente, non dico che non ti possa fermare nessuno, ma che nemmeno un 2-0 al 45esimo è in grado di fermarti, perché tu comunque nella difficoltà e nell'imprevisto i tre gol li hai fatti, sei venuto fuori, avevi raggiunto l'obiettivo. Questo deve essere una risposta al gruppo che continua, secondo me, a peccare tantissimo di fiducia nei propri mezzi. Ma infatti, guarda, io dicevo che in questo momento siamo in un mare di merda e adesso hai due possibilità: o ti mangi la merda o affoghi nella merda, cioè non c'è una via di mezzo, o vivi o muori, cioè sei proprio nel momento che o vivi o muori. Questa Juve mi sembra un ludopatico, cioè mi sembra uno che prova proprio l'emozione nel sapere che può vincere o può perdere, le mette sullo stesso piano, cioè la rende viva questa sensazione che diversamente non riesce ad avere. E quindi la domanda che vi faccio, e che forse è anche la domanda che nessuno si è ancora posto oggi, ma il giorno dopo che si trovano, la Continassa fa un allenamento, che cosa dice Allegri alla squadra e che cosa si dicono dentro lo spogliatoio dopo quello che è successo? Cioè, si fermano sul singolo episodio arbitrale, dicono cazzo però dobbiamo svegliarci, cazzo però la reazione l'abbiamo avuto, che cosa cazzo si dicono loro internamente? Beh, perché le parole di Bonucci secondo me sono un preambolo importante. Ma quelle sono le telecamere, Lello, quelle sono le telecamere. Là voleranno gli stracci, nel senso volerà l'autocritica anche pesante, perché il confronto secondo me è sempre acceso quando le cose vanno male, ma deve essere un qualcosa di costruttivo, non di distruttivo, cioè deve essere un confronto che porti a un'unione tra le parti. Cioè quando c'è, perché poi non si tratta veramente di una questione di responsabilità individuali, che c'è un errore e poi da quell'errore tu perdi la partita, errore del singolo. No, c'è proprio un atteggiamento di squadra che non va bene, perché questa partita con la Salernitana, io vi dico, con l'atteggiamento dei primi 10 minuti, con il finale anche sconclusionato e confuso, hai dimostrato di poterla portare a casa con una semplicità anche disarmante. Poi nel finale abbiamo fatto un po' gli sconclusionati, ripeto, abbiamo calciato tantissimo, anche male, abbiamo forzato certe giocate. Ma oggi siamo questi, cioè non è che puoi pretendere di più, oggi siamo questi, questo è il massimo che oggi ti può dare questa squadra. No, ma infatti io ti dico, là fai quadrato, dici, guardi quello che è andato bene, ragazzi, perché qua andiamo bene e qua non andiamo bene? Perché l'atteggiamento cambia, perché c'è un impoltronimento nella fase di non possesso, perché siamo passivi, perché aspettiamo che gli eventi ci travolgano e poi cerchiamo di rincorrere gli eventi, e non va bene. Siamo noi che dobbiamo dettare la legge, siamo noi che dobbiamo scrivere la storia, non dobbiamo farcela scrivere dagli altri. Sì, sì, esatto. Ma poi più che altro, cioè, Io credo davvero in quello che dice anche Bonucci, che insomma ha ripetuto diverse volte, cioè che percepisce questa voglia diversa di stare in gruppo, parla proprio di una voglia ritrovata, no? Di stare in gruppo. Tant'è che nelle interviste di ieri, a differenza magari delle ultime uscite che aveva fatto l'anno scorso, un po' da veterano, non parla di giovani che devono capire la Juventus, di adulti, di vecchi che devono insegnare la Juventus, parla di Juventus che non può vivere sulle montagne russe, quindi come una cosa sola, è una roba diversa, anche per il Fagioglio, il Miretti che ascolta, poi perché le ascoltano tutte, ragazzi, ve lo do per certo, anche perché certo. In spogliatoio in diretta c'hanno le televisioni col volume acceso, quindi voglio dire, le ascoltano, quindi il ragazzo che sente queste parole qua è ben diverso, cioè ha una reazione molto diversa rispetto a uno che dice il ragazzino deve capire che alla Juventus e questo deve capire che non è. No, la Juventus non può vivere sulle montagne russe, quindi questa è una cosa sola, considerata come cosa sola. Questa settimana, Lu, per farti un paragone, è la stessa identica settimana dello scorso anno di Sassuolo in casa, Hellas Verona e mi sfugge la terza, una terza guarda, mi bastano quelle due, era Halloween comunque. Esatto. Tant'è che Allegri, nella conferenza stampa presso Salernitana, lui dice: siamo in difficoltà, numericamente soprattutto, devo chiedere ai ragazzi di stringere i denti, non possiamo buttare via tutto in questo mese. Non possiamo buttare via tutto in questo mese. Queste tre partite qua erano delicate per questo motivo, una te la sei giocata, hai già perso due punti. Mercoledì non ne parliamo, e poi c'è quella col Monza, ragazzi, che comunque in emergenza ti presenti anche senza mille, esatto, che non ditemi che è poca roba, no, c'è anche quella beffa lì. Ma ripeto, senza l'allenatore,
Cioè, che per quanto sia vero c'è Landucci, ma figa, ma non c'è l'allenatore. C'è l'allenatore. È ovvio che se poi va anche male quella di Champions, cioè, ragazzi, il spogliatoio l'abbiamo vissuto tutti. Corso, con Landucci abbiamo avuto punteggio quasi pieno. No, d'accordo, sono d'accordissimo su questo. No, punteggio pieno, hai fatto 8 gol, ma non è questo il punto. Il punto è che se poi va male anche mercoledì, ragazzi, lo spogliatoio queste cose le sente, tra le assenze di tutti. Il fatto, se magari sono davvero sfiduciati in questo momento dell'allenatore, perché anche loro magari in questo momento stanno dicendo boh, ma andando avanti così andiamo da qualche parte, e non c'è neanche l'allenatore in panchina, inizia a diventare veramente difficile. E poi io penso che se si perderà mercoledì, la Juventus in questi 10 giorni davvero una riflessione sull'allenatore la farà. Quindi addirittura Allegri rischia di non giocarne più di partite in campionato con la Juventus in panchina. Cioè, è una situazione, io non pensavo di arrivare al 13-14 di settembre in una situazione del genere. Io ho fatto una riflessione anche sull'esultanza di Allegri. Io ho visto raramente Allegri esultare. Sì, è vero, molto raramente, è vero. Ma cazzo, ragazzi, ma lo sta sentendo. Cioè, Allegri quante volte è andato in conferenza stampa negli altri anni a dire mi mancano dei giocatori? Quante volte è andato a parlare dell'arbitro? Quante volte affronta questi argomenti? Non lo fa mai. Quante volte Allegri negli altri anni, quando si vinceva, i complimenti erano ai ragazzi, non erano delle scuse, erano i complimenti ai ragazzi. Cioè, Allegri in questo momento sente la pressione, ragazzi. In questo momento Allegri sente la pressione, è il primo a riconoscere la difficoltà e a dire cazzo, e adesso come la metto a posto? Cioè, è normale, ma è il linguaggio del corpo che parla, per Allegri. L'esultanza di ieri sera. Io ripeto, mai visto esultare, ho visto, no, ricordo mai. il derby, vi ricordate il derby dove Pirlo segna? Quel Pirlo, il tiro di... Lui non fa altro che rientrarsene di corsa, con un passo spedito. Io l'unica volta che l'ho visto esultare con questa foga è stato al famoso Fiu, Olympiacos Juventus, gol di Pogba, dove tu a 20 minuti dalla fine eri fuori dalla Champions. Mi ricordo che sul 3-2 di Pogba si è proprio girato, insomma, sbracciandosi, muovendo. Quella è stata l'unica altra occasione dove ho visto veramente Allegri esultare. Era una situazione dove eri fuori, dove l'hai ripresa. E quindi lui si sente da dentro fuori, è questo che state dicendo. Io ho avuto questa percezione, l'ho detto anche in un video, l'ho buttata là come ipotesi, però è un qualcosa che effettivamente, anche guardando lo storico e come lui si comporta generalmente in panchina, mostra un po' di nervosismo, mostra un po' di pressione, mostra anche secondo me il fatto che secondo me il suo posto di lavoro non è così tanto saldo. Io ho questa sensazione qua, A parte il fatto che io mi sarei fatto espellere molto più gravemente rispetto ad Allegri. Ragazzi, in quella situazione sarei... Ma l'arbitro di ieri è stato inadeguato per tutta la partita. Io mi sono lamentato durante la reaction Gianni Falli nella gestione della gara. È stata tanto spezzettata, troppi fischi. Beh, diciamo che della classe arbitrale di cui essere veramente felici ce ne sono pochi. C'è poco. Ma guarda, preferisco uno che fischia molto 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 meno. È esattamente questo che dico. Ma guarda che ieri, cioè, secondo me, fino all'episodio clamoroso, cioè, secondo me ieri ha arbitrato davvero in quel modo. Cioè, ha lasciato giocare tanto. Mi è sembrato anche un metro di giudizio abbastanza largo, che tante cose non le fischiava sia da noi che da loro. No, più che altro non è stato omogeneo, perché certe cose le fischiava, altre meno. Certi contatti, io ricordo con la Salernitana, quando la Salernitana dicevano spalle alla porta, cadeva Dia, fallo, cadeva Vlahovic, non gliene ha fischiato uno a Vlahovic, gliene ha fischiato uno al limite dell'area, una punizione che poi pare si è calciato alto. Però per il resto, secondo me, non mi ha dato l'impressione di avere in mano la partita. Anche la rissa nel finale te la dice lunga, Ma la rissa nel finale è fisiologica, ragazzi. Cioè, è normale. No, ma è normale per il momento. Cioè, io credo anche che questa cosa del VAR, per quanto sia un errore che non dipende dalla Juve, è trascinato nel vortice delle cose che in questo momento la Juve non vanno bene e continuano a non andare bene. Cioè, sono tutte cose che non vanno bene, quindi se può piovere diluvia, ragazzi. Cioè, ma noi tutte le partite abbiamo a che fare con due casi VAR. Ma voi ci pensate a questa roba? Ma noi tutte le partite abbiamo uno o due casi VAR che ci girano contro comunque in questo periodo. E io adesso capisco che la fortuna tu te la devi anche andare a cercare, ragazzi. È quello che stavo dicendo, esatto. Oh, porca miseria, cioè... Anche il gol di ieri di Candreva, mezzo e mezzo, che comunque confermano, cioè addirittura il 3-2, ti vanno a vedere il 3-2, l'arbitro viene chiamato per una cosa, perché come ho detto nel post partita, l'errore è di chi lo chiama, ma cosa certo, chiami a fare? Dell'arbitro. Che è in confusione, che ha appena fischiato un rigore, c'ha 40.000 che gli fischiano contro, ma secondo te se tu lo chiami in tre,
se tu lo chiami in tre, secondo te non fischia il fuorigioco? Ma certo l'errore di chi lo chiama e di chi lo chiama, che comunque è a freddo in una sala VAR chiusa dove può fare quello che vuole, bersi i suoi tè, quello che vogliono, e lo vanno a chiamare in tre. Ma l'errore è loro, non è del direttore di gara. No, il direttore di gara è già in lavatrice. C'è l'errore di chi lo chiama. Ma cosa lo chiami a fare? Non è un'interpretazione, cioè è una regola, cosa lo chiami a fare? È una roba oggettiva, non è soggettiva, cioè non può cambiare. No, io vi dico, ragazzi, sul VAR è una mia sensazione anche questa, che prima di dare una roba a favore della Juve ci pensano non una, due volte. Perché certo, se fai l'errore a favore, il massacro mediatico che ricevi e il trattamento mediatico, ma basti pensare a questo caso. Immaginate voi la Salernitana, noi siamo in vantaggio 2-1 e c'è una situazione simile alla Salernitana, che non gli vedono fuori gioco. E noi vinciamo la partita per un gol non dato ingiustamente alla Salernitana, è annullato. Cioè, il terrapieno mediatico che subiamo noi è differente rispetto alle altre, ma anche rispetto all'Inter, banalmente all'Inter. È veramente sempre brutto, no, dover parlare di arbitri, è veramente bruttissimo. Però ragazzi, io ti dico, la prestazione... Infatti invece, ma l'abbiamo persa perché ce l'hanno rubata, appunto, questo è il fatto, perché io ho fatto un'analisi prima dell'immagine di Candreva e dopo l'immagine di Candreva. Infatti secondo me l'immagine di Candreva cambia tantissimo. Cambia tanto, ma cambia tutto. Cioè, è differente. Però per me la prestazione non è stata così brutta, invece. Io non sono di questa idea. Cioè... Io Luca trovo conclusione una squadra scollata a momenti. Vabbè, ma questo lo è, ma questo lo è. Secondo me finché ogni volta c'hai una mezz'ora di blackout che non vai da nessuna parte. San Germano che sarà la Salernitana, come fa a dire che è una bella prestazione? Certo. No, beh, io ti dico, rapportato a quello che abbiamo visto quest'anno della Juventus, quella di ieri forse la prestazione migliore. Siamo sempre qua a dire 45 minuti bene, ma il problema è quello lì oggi. Ci possiamo girare intorno finché vogliamo, possiamo dire tutte le cose che vogliamo, ma oggi il problema è quello lì. E se non aggiusti quello lì, non aggiusti nient'altro, a partire da mercoledì col Benfica. Io mi sono emozionato nell'arrembaggio finale, io voglio vedere una squadra così. Questo bisogna dirlo, ragazzi, cioè, è questo comunque. Cioè. Ma io ho esultato come un pazzo, è uscita Rosalba dalla camera, mi ha detto se era tutto Lo dicevo prima con Luca, anche io. Io invece per me è stato uno scivolarmi via tutta la paura che avevo. Cioè, io ieri, ragazzi, se mi cambiavo le mutande avevo la sgommata di merda ieri sera. Cioè, in casa con la Salernitana, ce l'avevo. Cioè, mi sono cagato addosso. Mi sono sentito invece come mio nipotino. Mio nipotino a Natale un giorno aveva ricevuto, aveva preso un regalo che non era suo dall'albero. E quando sei piccolo è difficile andare a toglierti il regalo. Lui era felice, aveva sto pacco. Invece te l'hanno tolto. Non sono sentito nella stessa maniera. Lui diceva: è mio. Non è tuo quel regalo. È tipo il video del bimbo che ruba il pallone e scappa via in tribuna. Non so se l'avete visto. Esatto. Ragazzi, dai, direi che abbiamo fatto una chiacchierata di rabbia, di risate, di analisi, di tutto quello che. Risate isteriche. Ma non può essere altrimenti, cioè, oggi no. Per la gioia. Guarda Lu, io ho appena fatto uscire il mio video dove annuncio alla mia community che non farò l'inside perché non sono oggettivamente in grado di fare un'analisi lucida della partita di ieri. Non lo sono, lo ammetto, piuttosto che fare una fagiolata mi tiro indietro, parlo di quello che è successo, del mio sentimento a cuore aperto, ma io oggi sto così, oggi per quello che dice Lello, no? Cioè per l'emozione dell'arrembaggio finale. Un mio amico di fianco a me, prima che Bonucci batte il rigore, mi dice, quindi 2-1 Salernitana, mi dice: Matte, l'andiamo a vincere e se la vinciamo, vinciamo il campionato. Cioè tu pensa, no, tutto questo, al 3-2, che tipo di esultanza ci può essere e il tipo di delusione quando questo qua, in modo totalmente inesistente, ti va a stroncare una gioia di questo tipo. Cioè è bruttissimo. Guarda, io so solo che se l'avessi giocato io sta partita avrei preso una squalifica fino a gennaio. almeno fino a gennaio mi avrei preso una squalifica. Anche io sono come Luca, io sanguigno, sarei entrato a imprecare. La gente cazzo critica Milik, ma se fossi stato in Milik mi toglievo anche le mutande. Dio santo, questo entra che è sotto di due, la vince tra due, lui al 92esimo. Ragazzi, un golasso. Stiamo parlando di un golasso.
Questo qua era fuori dallo specchio della porta con un tempismo incredibile, ha fatto la girata nella parte opposta. Questo qua ha fatto un golasso ieri, ve lo dico. No, vedi che impressionante, sono contentissimo di avercelo. Anche io prima ero più partito dei Pai, ma... Anch'io, ma Milik mi sta facendo, della roba, ragazzi. Io invece dei tre ero quello molto contento fin da subito. Me lo ricordo. Da quando hanno fatto il nome, io mi sono sempre espresso molto, molto a favore per il suo nome. Dai, Milik, risolvici anche mercoledì col Benfica, portaci... Sì, perché tanto lui domenica prossima sarà in vacanza. È per quello che ti dico, domenica ce l'ho... E speriamo, ragazzi, che il nazionale ci lasciano indenni i giocatori, eh. No, Lelo, dai, non iniziamo questi tutti, prego, cioè, per favore, teniamoci la merda anche un po' per le prossime settimane, cioè, non immerdiamo tutto subito. Non facciamo tutti in un video. Nebela, basta, Lelo. Io, ragazzi, se mercoledì vinciamo esulto tanto, ve lo dico già, esulto veramente tanto. Posso dire che un po' ce lo meritiamo di vincere. Dai, Matte, vieni a vederla qua a casa mia, vieni a vederla qua da me. Magari ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare. Così almeno o piangiamo insieme o ridiamo insieme. Esatto. Ragazzi, un abbraccio. Grazie mille, tag a voi, ragazzuoli, nel video. Ciao belli.